sento che è venuto il momento di presentarmi a voi nelle mie vere sembianze. E voilà, eccomi. Permettete? Giocondo Rubacavallo, barone di Roccanera. La storia letta dal Marletti era esatta. Unica inesattezza del testo è quella riferita alle sembianze della mia consorte, galantemente definita la bellissima baronessa Olimpia. In realtà la baronessa mia moglie somigliava ad una mucca della quale aveva anche tutto il brio. Giocondo! Chiedo perdono, Olimpia, e mi correggo. La baronessa era una donna deliziosa. Esattamente dal 1600 io sono ciò che alcuni chiamano ectoplasma, altri fantasma, altrimenti identificato nelle zone depresse con il numero 47, morto che parla e giocato all'otto per fini venali. Cesserò di essere fantasma il giorno in cui compirò una buona azione. Quel giorno andrò a prendere il mio posto vicino a mia moglie. Di qui la necessità di guardarmi bene dal compiere una buona azione. Vogliate accettare i miei saluti? Mi ritiro. Prevedo che domani sarà una giornata molto movimentata. Tempi non si viaggiava così sicuro. Lo credo bene, non c'era mica il codice della strada, sa. Ed è difficile da guidare questa roba? Sa, pedali, freno, accensione, le ruote. Finirò per prendere la patente. Sì, di tipo F, per fantasmi. Marletti! Oddio! Marletti! Mi sento male, oddio! Sento che è la fine. Muoio! Non qui, prego! Socio mio! Oddio, che notte! Accia! Nano! Finalmente mi raggiungi! No, cosa ho fatto per meritarmi questo? No! Vieni, amore mio! Senza saperlo, non hai fatto che buone azioni! Olimpia, non hai cuore! Olimpia, non hai cuore!